Buon pomeriggio a tutti e a tua cubata. Oggi è martedì e come abbiamo visto, ho fatto le scorse settimane, facciamo alternato, quindi un martedì parliamo di letteratura giapponese, un martedì parliamo di manga. E oggi parliamo di manga. Quindi questa settimana parliamo di manga, parliamo di un'autrice, Yu Watase, e le sue opere. Allora, vediamo se funziona tutto. Scusate, c'è un po' la voce bassa. Avanti, vedo se funziona il bot. Dovrebbe funzionare. Vediamo un po'. Funziona, sì. Ok. Funziona sempre come pare, dove va funziona. Allora, questi sono i comandi, quindi donation, ebook, social e i tre libri che uso per studiare il giapponese quando facciamo lezioni a giovedì. Allora, social. Allora, questi sono i canali social, quindi se volete contattarmi. Intanto sul canale YouTube dove pubblico tutte le live, quindi questa qui è la domanda che pubblico sul canale YouTube. Però naturalmente resta 15 giorni qui sul canale Twitch, quindi guardate anche qui su Twitch, perché così aumenta le visualizzazioni, quindi è un bene per il canale, insomma, più visualizzazioni ci sono, meglio è. Ora poi trovate sempre su YouTube, quindi sarà sempre lì. Poi la pagina Facebook dove metto le annunci quando faccio live, oggi ho un po' tardato perché ho avuto cose da fare. Non ho potuto fare prima, però ho messo ugualmente l'annuncio che avrei fatto la live. Quindi avrei fatto la live oggi che avrei parlato di manga. Quindi sul canale, sulla pagina Facebook mi trovate sempre l'annuncio quando faccio in giornata, in mattinata, insomma, di solito entro mezzogiorno, di solito adesso perché oggi ho ritardato un po', però di solito entro mezzogiorno metto l'annuncio. Se faccio una live al pomeriggio. E di cosa parlo? Poi la pagina Instagram dove ci sono varie cose, varie foto, vari disegni e poi l'email tacobike@libro.it, quindi se volete contattarmi direttamente c'è anche l'email. Poi naturalmente potete contattarmi tramite messaggi commentando i video su YouTube oppure anche messaggi sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram e naturalmente qui in chat quando sono in diretta, quindi potete chattare qui potete parlare con me qui in chat. E che altro? Poi se volete sostenere il canale, appunto avete visto già qua ha spammato che bot fa un po' qui e va, ha spammato il link al mio libro che è un ebook di poesie, aforismi e opere grafiche, lo trovate su Amazon e sono 5 euro. Oppure potete fare una donazione. Donazione qui a coffee.com, quindi qualche speech se volete sostenere questo canale. E cosa importante per far crescere il canale aumentiamo i follower, quindi i follower sia qui su Twitch sia su YouTube, quindi non costa niente, è gratuito, quindi basta che ci iscrivete, diventate follower, cliccando sul cuoricino qui su YouTube, sulla campanella, qui sul cuoricino su Twitch e sulla campanella su YouTube, quindi cosa facile, basta che iscrivete, non costa niente, quindi aumenta più iscritti ci sono, più c'è la possibilità di far crescere il canale. E spammate anche, insomma, condividete, fate sapere che c'è questo canale, quindi a chi può piacere questo canale, io parlo appunto di manga e letteratura giapponese a martedì, faccio lezioni di qua giapponese a giovedì, e poi sabato gioco un po', insomma, così come io giochi vintage della Sega Master System, sempre in tema un po' giapponese, adesso sto facendo Shinobi, poi appena finito quello farò il nuovo Shinobi, quello successivo, poi vedremo qualcos'altro, adesso vediamo. Ah, una cosa, ve lo dico subito, sabato prossimo lo sposto perché, come ho detto un'altra volta, io sono appassionato di bicicletta, quindi ho taco bike anche per quello. E sabato c'è la corsa in TV, quindi c'è la Strade Bianche. Quindi se siete appassionati di ciclismo, guardate la Strade Bianche a Siena, è sabato, quindi io la live la faccio sabato, quindi la sposto domenica, la faccio domenica. Quindi la live dei giochi la faccio domenica. Poi anche sabato prossimo la sposto perché c'è la Milano Sanremo, quindi, no, anzi, quant'è la Milano Sanremo? No, a fine mese, al 20. Al 20 di marzo, 20 marzo sarà sabato, quindi la sposto al 21 perché c'è la Milano Sanremo, quindi io la vedo, quindi cosa importantissima, quindi la vedo. E niente, ho messo tutto, e niente, ora iniziamo. Allora, mi sembra che funzioni tutto, come ho detto altre volte ho tolto gli avvisi che c'erano che apparivano sopra schermo, apparivano gli avvisi quando vi scrivete, quando fate follow qualcosa, perché ogni tanto si bloccava, poi c'era una cosa brutta, insomma, veniva fuori una
una parte bianca che dà fastidio al video, quindi devo averlo tolto, adesso se riesco a sistemarlo, vabbè, se no. Comunque, se diventate follower in chat, lo vedo qui, perché il bot mi deve dare, mi dà i risultati in chat, quindi si vedranno in chat. Purtroppo oggi c'è un po' di ritardo, quasi 20 secondi di ritardo, vabbè, però comunque, basta che funziona tutto, non cade la linea, quindi. Allora, iniziamo subito. Ah, un attimo, qua, l'ho messo. Allora, facciamo le immagini, adesso cominciamo. Ah, dov'è? Qua, ecco qua. Vediamo, si dovrebbe vedere, io cosa si vede, e io lo vedo, si dovrebbe vedere, aspetta che ingrandisco un po', questa è Iwatase, questa è la foto, una delle foto che ho trovato, Iwatase, adesso dovrebbe apparire, comunque, allora, come dico sempre, come faccio sempre, insomma, leggo sempre, di solito leggo prima la biografia su Wikipedia, poi vedo le schede tramite, dei vari manga tramite, il sito di Anime Click, questo sito portale fatto molto bene, lo consiglio per chi lo conosce, che appunto è il portale italiano famoso che parla di manga, di anime, di cultura giapponese in generale, ma anche di animazione anche occidentale, quindi c'è anche un database molto bello che adesso l'hanno rinnovato da poco, che hanno aggiunto molte schede su opere anche da Disney, occidentali, insomma, in generale, da Warner Bros., insomma, si trova tutto. Principalmente parla di manga, di anime, però si trova anche di animazioni occidentali, quindi. Lo consiglio assolutamente, è un sito molto fatto bene. Quindi userò quelle schede lì. Allora, oggi su Wikipedia la scheda di Iwatase non dice quasi niente, quindi anche la pagina quella lì in inglese dice quasi poco, poco di più dice, insomma. Però ho trovato fortuna che la pagina della scheda di Anime Click invece c'è abbastanza biografia, quindi leggevo quella. Tanto qui leggo qua quello che dice su Wikipedia. Dice Iwatase, nata a Osaka, il 5 marzo 1970, è un fumettista giapponese mangaka, c'è il professore Shoujo Manga, infatti oggi parliamo di Shoujo Manga, ho fatto un'altra volta con un altro lì, ci ho parlato di Shoujo Manga, quindi ogni tanto parliamo anche di Shoujo Manga, quindi anche il manga per ragazzi, non solo manga per ragazzi, per uomini, quindi anche io qualche manga, qualche Shoujo Manga l'ho letto, quindi come dico sempre, insomma, sono solo delle classificazioni che fanno le case editrici, quindi il shoujo manga serve anche proprio come genere, però insomma uno può leggere quello che vuole, che un maschio può leggere il shoujo manga, se gli piace può leggere, come una femmina può leggere un shoujo manga, quindi manga per ragazzi. Allora, ha debuttato nel 1989, è appoggiata dalla casa editrice Shogakukan e lavora producendo opere come Fushiki Yugi, Alice, adesso in inglese, come che è, 19, Ayashi no Chess, e Fushiki Yugi Special, poi vedremo tutti, molti manga purtroppo non sono ancora stati editi in Italia, però abbastanza alcuni sono stati editi in Italia, quindi come Fushiki Yugi e Ayashi no Chess, c'è anche l'anime, cioè, io quindi ho letto Ayashi no Chess, è uno di quelli che ho letto. Adesso vediamo qua la scheda, cosa dice, che dice un po' di più perché qua dice pochissimo, la scheda di Anime Click, vediamo cosa dice. Allora, Yatai nasce, vabbè, allora dice, vediamo qua, dice un po' di più. Allora, Iwatase nasce a Osaka, l'ho detto prima, e debutta appena, sempre la data quella di 5 marzo 70, e debutta appena 18enne con una one shot, Pajama de Ojama. Sin da bambina si è interessata al disegno, ma ha frequentato una vera e propria scuola d'arte solo alla fine dei superiori, imparando così a disegnare manga. Dopo alcune storie brevi, tra le quali la più famosa è Shishunki Miman Okoto Wari, la mangaka crea l'opera che dà fama internazionale, fama mondiale, Fushigi Yugi. Il successo strabiliante di quest'opera la consacra nell'Olimpo delle autrici shoujo più amate. In seguito si dedica a un altro manga di grande successo che ne procura nel 1988 lo Shogakukan Manga World, Ayashi no Chess, che è abbastanza bello, insomma, l'ho letto, mi è piaciuto. Ho visto anche l'anime, quindi mi è piaciuto entrambi. A 11 anni di distanza crea un prequel di Fushigi Yugi intitolato Genbu Gaiden, la cui serializzazione subisce vari stop per problemi di salute dell'autrice. Mi spiace, non sapevo questo. Durante quindi più di 10 anni, terminata la saga di Genbu, decide di portare a termine il manga della vita, dichiarando la volontà di disegnare anche la saga di Byakko. Yuwatase si afferma come autrice di shoujo manga, ma a un certo punto della sua carriera decide di sperimentare qualcosa di nuovo e crea così,
Sakura Gai, Boys Love dai toni fortemente cupi e drammatici. Cioè, Boys Love sono i manga appunto di amore tra maschi, no? Cioè, sono un ramo di shoujo manga, però sì. Scusate, ma so che bevo un attimo d'acqua. Oggi c'è un po' di Google. Una volta terminato, si dedica alla creazione di Arata Kangatari, pubblicando per la prima volta per una rivista Shonen. La serializzazione di Arata, che è artista, appunto, che non scrive solo shoujo, quindi la serializzazione di Arata subisce però uno stop dovuto a problemi di stress causati dall'editor in carica, che a detta dell'autrice non è mai soddisfatto del suo lavoro e la costringe a passare notti insonni per disegnare più e più volte le stesse scene. Questo è un topos, insomma, che è un classico. In Giappone succede spesso che appunto gli editor fanno molte pressioni sul mangaka, che devono disegnare il più possibile, insomma, anche con scadenze molto brevi, insomma, questo crea molto stress. Infatti ci sono molti mangaka alcuni, insomma, che purtroppo hanno problemi di salute, quindi anche succede spesso questa cosa. Arata Kangatari, e quindi ferma il 2024 al 2015. L'agosto 2017, dopo una one shot disegnata qualche anno prima, Awadase inizia a disegnare Fushigi Yugi, Byaku Ibu, ultima saga universo di Fushigi Yugi. Adesso poi vedremo tutti in particolare, uno per uno. Awadase ama ascoltare musica di ogni genere, a parte heavy metal e Tenka. Heavy metal non mi piace, invece Tenka è bello, a me Tenka piace. Tenka sarebbe la musica, adesso perché qui su Twitch non posso parlare di musica perché non si può far sentire, con i diritti d'autore e tutto, non si può far sentire. Mi sarebbe piaciuto fare una rubrica in cui parlavo magari di musica giapponese, però non si può fare. E soprattutto non posso metterlo su YouTube, perché dopo c'ho il copyright, mi stronca il figlio. Comunque, Tenka sarebbe la musica tradizionale giapponese, quella di, non proprio quella tradizionale, proprio quella è un genere di musica che andava agli anni 50, 60, 70, sono molto melodica, ecco, un po' come le canzoni nostre degli anni 60. Anni 50-60, sono tipo la pizza, se faccio un esempio. Oppure, aspetta, chi c'erano qui da voi? Qui da voi c'era Claudio Villa, insomma, quello stile lì, neanche quello stile lì, anche se è molto diverso, perché insomma è giapponese, quindi non è italiano, però è quel periodo storico di musica melodica degli anni 50-60, 70. Da appunto fuori i vari generi moderni, quindi il rock e il pop, però questa è la musica tradizionale del metà del Novecento, in giapponese. E legge i libri, specie i di genere fantascientifico. Quindi queste sono le passioni: ascoltare musica, leggere libri fantascientifici. Entra nel mondo dei Boys Love grazie a una fans. Si innamora della coppia Tamaome X Ruito, lui questo non conosco, e crea 12 yaoi per hobby. Yaoi sarebbe appunto l'amore, sarebbe, sono dei manga erotici di sfondo omosessuale tra maschi, no? E mentre lo yuri è quello tra femmine, tutti i generi di manga di nicchia più particolari, che possono essere sia ecchi, quindi più leggeri, sia hentai proprio pornografici, erotici. Comunque sono dei vari generi che ci sono nella variegata, come dire, nel variegato mondo di manga. Allora, che fa qua? Si blocca. Si blocca. No, vedo qua che mi si è bloccato un attimo. Vabbè, con qui vado avanti. Qua funziona. Quindi. Allora, vediamo la prima opera. Quindi la prima opera. Allora, adesso vediamo un po' di opere che qua in Italia non sono uscite. Vabbè, intanto vado avanti qua. La foto vi faccio vedere. La copertina, la solita copertina che. Allora, ecco qua. Insomma, magari ingrandisco un po' perché certe volte mi capita un po' di copertina un po' piccola. Allora, qua perché si è bloccato? Comunque dovrebbe funzionare. Io vado avanti. Allora, questo è Gomen Asobase. Il titolo generale, quindi questo è Gomen Asobase, che in Italia ancora non è uscito. Casa editrice Shogakukan, Iwatase, sia disegni che storie, le opere fa tutte lei, quindi sia disegni che storia, quindi. È completa, autore, autrice completa, perché oggigiorno spesso ci sono autori che magari fanno solo la sceneggiatura, scrivono
il testo e poi il disegno fa da qualcun altro. Ci sono vari casi ultimamente. Invece questi sono proprio mangaka proprio di quelli completi che fanno sia la storia che il disegno. Hanno uno shoujo, quindi commedia scolastico sentimentale, 1990, un volume, e da noi inedito. Allora, qui dice poco la trama. Il volume contiene quattro storie autoconclusive, tra le quali Pajama e Ojama, uno short pubblicato l'anno precedente. Quindi, come ho visto prima la biografia, il primo, no? La sua prima opera, quindi pubblicata nel 1989. Quindi 89 che stava già disegnando manga. Quindi c'è solo questo, andiamo avanti. Ah, saranno una ventina circa di opere. Allora, questa, andiamo avanti. Andate, qua devo rimpicciolire, se non va avanti. Dopo, come ho fatto le ultime volte, vedremo un po' i disegni in generale, in pacinazione, che all'inizio non facevo, però mi sono accorto che, insomma, serve, è utile, perché purtroppo le prime like che ho fatto non lo facevo, ma è utile perché dalla copertina, come detto ultimamente, si vede, sì, però, si vede come il disegno in generale dell'autrice, però credo che sia utile vedere anche com'è l'impaginazione, insomma, come mette anche la dinamicità delle scene, insomma, come è proprio disegnato il manga sul tempo, perché la copertina si disegna in un modo, insomma, insomma, chi è grafico, che anch'io sono grafico, quindi c'è questa differenza, no? Tra la copertina si fa in un modo e dopo l'opera dentro è tutto diverso, no? Insomma, è diverso. Il tratto è quello, però disegnare copertine è una cosa particolare, no? Ci sono proprio autori proprio che fanno solo copertine, no? E chi fa le copertine dei libri, insomma, è un ramo del disegno diverso, insomma, rispetto a disegnare proprio un manga intero. Qui dopo vedremo alla fine, vediamo un po' in generale su YouTube, YouTube sì, su Google, andiamo a vedere un po' come disegnato, diciamo, un po' di tavole interne dei manga. Allora, questo è Magical Nand, altra opera, inedita anche questa purtroppo, la Shogakukan, e di Shoujo anche questo, nel senso di quasi tutti i Shoujo, quando è Shoujo ve lo dico, commedia fantasy racconta sentimentale, del 1990, un volume anche questo, purtroppo anche questo è inedito, questa è la copertina originale. Allora, dice, volume che contiene tre storie brevi di Watase, nel racconto che dà il titolo all'album ci viene narrata la storia di Nand, una ragazza che per un puro caso trova in mano una capsula in cui si nasconde uno strano animaletto, il quale porta al collo un ciondolo che la ragazza aveva donato anni prima al fratello andato via di casa. Subito dopo, un uomo sospetto cerca di prendere con la forza la piccola creatura. E questo, puntini, puntini, sono tre capitoli, quindi sono storie brevi, quindi, che purtroppo non sono state pubblicate in Italia, però come dico sempre, insomma, chi vuole approcciarsi a un autore che non conosce, sarebbe meglio iniziare magari leggendo un volume autoconclusivo, magari con oppure anche una raccolta di qualche breve racconto, appunto per vedere se è un autore che può piacere, perché a cominciare subito un manga che magari è molto lungo, insomma, secondo me non è il massimo, insomma. Cioè, se uno è sicuro che magari spogliando sa pure per sentito dire che ha detto che merita, può anche provare, non è che è vietato. Però sembra approcciarsi a un autore che uno non conosce, cominciando con un'opera molto lunga, insomma, anche la spesa è proprio alta, poi. E poi anche, insomma, anche un rischio che magari uno non piace, comincia a leggere un manga, che invece è meglio a cominciare, insomma, magari con un'opera di pochi volumi, insomma. Allora, questa è un'altra opera, purtroppo anche questa è inedita, e dopo arriveremo quando ci sono quelle edite in italiano. Comunque io per completezza le faccio vedere tutte. Per completezza faccio vedere sempre tutte le opere pubblicate. Invece quando faccio live che parlo di autori letteratura giapponese, invece parlo solo di opere pubblicate in Italia, perché tanto che poi la maggior parte degli autori di cui parlo hanno opere quasi completamente tutte pubblicate in Italia. Quindi. Però tendo a privilegiare quelli pubblicati solo in Italia, perché tanto un libro di cosa parla? Un libro che è anche difficile trovare la trama, un libro che non è stato pubblicato in Italia. Invece dei manga qui si trova, quindi vi faccio vedere in generale tutti. Anche magari in futuro, magari con qualche opera, infatti adesso le case editrici stanno pubblicando la J-Pop, ma anche altre case editrici stanno pubblicando manga che sono usciti anni fa, di autori anche famosi, quindi che prima erano inediti e adesso stanno uscendo. Quindi magari queste opere adesso sono inedite, poi fra qualche anno usciranno anche in Italia, quindi conoscere, insomma, è sempre buona cosa. Conoscere qualcosa è sempre buono. Allora, questo è
O Otaniami Haiken. Anche questo è Shogakukan, casa editrice. È un Josei. Josei, come tante volte, è il gradino superiore a livello anagrafico dello shoujo, perché lo shoujo manga è per ragazze, perché Josei è più per donne adulte, insomma, per giovani donne, insomma, giovani 20, 30 anni, insomma. Quindi non più una storia per bambini, per ragazzine, ma più per donne più adulte. Quindi è il grado superiore del shoujo, lo shoujo manga. Commedia drammatico sentimentale 91 1991, un volume anche questo. Questi sono tutti i volumetti che fossero stati pubblicati in Italia, sono sempre interessanti a leggere. Purtroppo anche questa è inedita in Italia. La trama, dice, il volume contiene due storie, trovo così, credo, queste due storie. Nel capitolo da cui prende il nome il volume, ci viene narrata la storia di Kaoru, una ragazza che dovrebbe ereditare il negozio di udon della famiglia, l'udon sono conosciute, tipo di pasta, un piatto tipico giapponese. La famiglia, ma che in realtà vorrebbe diventare una ballerina di danza tradizionale giapponese. Mi interessa come storia, insomma. Insomma, dopo vi faccio vedere i disegni che mi piacciono abbastanza, i disegni di questa attrice. Insomma, momenti drammatici, ma anche momenti comici, perché insomma, i shoujo sono sempre dei momenti un po' divertenti, no? Allora, andiamo avanti. Vediamo che altro c'è. Ecco, questa è un'altra opera inedita, purtroppo le prime sono tutte inedite. Adesso quando arriviamo a quelle edite, che poi non sono tante purtroppo, ancora non sono tante edite in Italia, di questa attrice. Allora, questo è... Ah, questo è Shinshunki Miman Okotowari. Casa di Shogun, lo shoujo, troviamo più shoujo, qui categoria se è precisa, insomma, questo è il shoujo. Commedia drammatico sentimentale 91, tre volumi, questo già tre volumi più consistente come opera. Completato, è finito, però inedito anche questo. Guardate questa copertina originale, e qua c'è la trama un po' più grande, più lunga, insomma, più qualcosa. Trama, allora dice la trama: la madre di Asuka Higuchi muore poco dopo aver rivelato alla figlia adolescente chi sia il suo vero padre. Avendo come unico indizio il cognome Sudo, Asuka si mette alla ricerca dell'uomo. Durante il suo viaggio, durante il suo vagare, si imbatte in un ragazzo che molesta una ragazzina e, incapace di resistere, lo mette sotto con la sua motocicletta. Quando scopre che era tutto un fraintendimento, Manato stava solo cercando di portare a casa la sorellina Kazusa, decide di accompagnarli fino a casa loro. Una volta arrivati, Asuka scopre che i due fanno parte della famiglia Sudo, che stava disperatamente cercando. Questo proprio, questa coincidenza, vabbè, davanti alla storia, tanto come vai. Ma al momento il loro padre si trova fuori casa e, per di più, anche la loro madre è morta da tempo fa. Asuka è un'altra scelta che trasmise nella casa dei due ragazzi, in qualità di sorella maggiore, almeno fino al ritorno del padre. Le cose si fanno complicate quando l'amore nasce all'interno delle relazioni familiari così complesse. Vabbè, proprio la signora di fratellastro, insomma, cioè, storia è proprio shoujo, molto, molto shoujo questa cosa. Ok, andiamo avanti. Questo è, non vedo i disegni, poi insomma, vedete i disegni, insomma, là, cioè, insomma, mi piace abbastanza. Su questa copertina, poi anche i disegni dentro la storia sono abbastanza belli, insomma, sono simili a questi, però. Come vedete sempre il tratto, gli occhi grandi, il naso appena accennato, i visi, insomma, un po' spigolosi, però. I disegni sono abbastanza belli, sono tipici shoujo manga, però. Come dicevo l'altra volta, lo spondi ci sono quasi poco, quasi niente, perché di solito il shoujo si incentra più sui personaggi, quindi gli spondi sono poco accennati, sono a mano appena accennati, insomma. Poco spontaneo, non so, in cui manga dove si dà molta importanza allo sfondo. Poi molto spesso le storie vengono narrate all'interno, quindi dentro le case, quindi insomma gli spunti anche sono molto ben costruiti, perché in shoujo si dà molta importanza più ai sentimenti del personaggio, quindi si cerca più di incentrare la storia, il disegno sul personaggio stesso, sulle sue sfaccettature sia fisiche ma anche soprattutto psicologiche, quindi i suoi sentimenti, quindi si tende più a disegnare quello che dà importanza allo sfondo,
cosa, l'ambiente in cui si muove il personaggio. Allora, questo è, anche questo è in alto, inedito. Questo è Suna Notiara. Suna Notiara. Santa Tiara. Sarebbe la tiara di sale, sarebbe la tiara, sarebbe la corona, no? La tiara. Cazzo di sempre Shogun, è uno shoujo anche questo, commedia fantasy, racconto sentimentale, del 91, ma il 91 fa di molte, molte opere, un volume, e anche questo è inedito purtroppo, vedete questa è la copertina originale. Ah, qui c'è proprio quasi niente, c'è un volume che contiene tre storie brevi di Yuwatase, Suna no Tiara, Azuki Triangle e Anayaku Nichi no Blue, cioè 700 Nichi no Blue. Andiamo avanti. Purtroppo gli inediti, le trame sono un po' scarse perché non essendo. Oh, vai avanti. Ecco, finalmente, non essendo stati pubblicati in Italia, insomma, non tutti lo conoscono, quindi. Finalmente arriviamo all'opera principale, l'opera più famosa e che sta pubblicata anche in Italia, Fushigi Yugi. Adesso apro la scheda. Dai, ecco qua. Fushigi Yugi, casa editrice sempre Shogakukan, uno shoujo, avventura, combattimento fantastico, genere breve, reverse, harem e sentimentale. Reverse harem sarebbe, sapete, di solito in manga c'è l'harem, sarebbe un ragazzo solo con tante femmine, intorno, invece questo è reverse harem, cioè una ragazza con tanti ragazzi intorno. Da 1992-96, 18 volumi. Pubblicato la novità dalla Panini Comics, infatti questa è la pagina, la prima copertina, il primo numero, quindi la Planet Manga, che è appunto la sezione della Panini che pubblica manga. Allora, vediamo la trama non è tanto, tanto lunga, però insomma. Miaka Yuki, una non mai girare, viene trasportata nella versione fittizia dell'antica Cina, creata dal libro Universo dei Quattro Dei. Qui diventa la sacerdotessa del dio Suzaku, e viene investita del compito di trovare i sette guerrieri celestiali, suoi protettori. E tra terribili cattivi e luminosi eroi, sapete qual è la sua maggiore preoccupazione? I suoi voti a scuola. Trama tratta dal sito editore italiano Panini Comics. Questa è la trama, insomma. Un po' breve come trama. Questo qui in manga non ce l'ho mai detto. L'ho sentito dire, l'ho sentito parlare. Mi ha detto che è abbastanza, lo sapevo che è abbastanza interessante. Carino, insomma, bello. E credo che sia stato fatto anche l'anime. Pare che sia stato fatto anche l'anime. Aspetta, guarda un attimo. Mi sembra che sia stato fatto anche l'anime. Questo. Altro controllo. Ci dovrebbe essere anche l'anime. Infatti c'è anche l'anime. Infatti c'è anche l'anime. I 52 episodi, quindi è abbastanza lungo. Più anche io abbiamo fatto 3 OAP. 3, 6, 2, 6 OAP, infatti. Anzi, 3, 6 OAP. Quindi comunque 52. Ma qua c'è anche la trama un po' più lunga. Sembra con questa la trama. E poi cosa dice qua? Sulla pagina Wikipedia, qui c'è la trama, dice, allora dice. Miaka Yuki è una ragazza allegra e spensierata che però per entrare al liceo Jonan, anzi, deve superare degli esami molto ardui. Ogni giorno si reca in biblioteca con l'amica Yui, che a differenza sua è brava a scuola, per studiare. Un giorno Miaka e Yui, mentre sono in biblioteca, trovano per terra un vecchio libro caduto da uno scaffale da biblioteca. Il libro è intitolato Shichinten Chisho, il libro dell'universo dei quattro dei, e narra storie ambientate in un paese immaginario molto simile alla Cina feudale. Narra di una ragazza che, raccogliendo le sette stelle, acquisisce, acqu raccogliendo le sette stelle, acquisisce, 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 acquisisce,
Mentre Miyaka legge la prima pagina del libro per effetto di un incantesimo, entra nel libro insieme a Yui. Le ragazze vengono aggredite dai briganti, ma vengono salvate da Tamaome, una delle sette stelle di Susaku. Dopo il salvataggio, Yui esce dal libro, mentre Miyaka cerca Tamaome per sapere dove è finita Yui. Quando Miyaka ritrova Tamaome, hanno un incontro con l'imperatore che li rinchiude. Che spoglia tutto, no? No, okay, no, non spoglia. Successivamente Miyaka scopre di essere Susaku un amico, sacerdotessa della Fenice. L'amico è sacerdotessa della regione shintoista in Giappone, si chiama amico, sacerdotessa. Ovvero sacerdotessa di Susaku, uno dei quattro dei, rappresentato da una Fenice rossa che compie l'evocazione di una divinità per scongiurare una guerra tra Konan e Kuto. Sono due paesi, appunto, quindi. E beh, io ero cinese. Più tardi Miyaka, insieme a Tamaome, Otohori e Noriko, trova un modo per tornare a casa. Durante il trasporto avviene uno scambio tra Miyaka e Yui, che finisce a Kuto. Quindi Yui viene riportata indietro in questo mondo, scoprendo di essere sacerdotessa di Seiryu Nomiko, quindi sacerdotessa del drago, infatti Seiryu è il drago. E quindi questa è la trama. Il manga è stato pubblicato. Vedete, anche se è pubblicato in Giappone nel periodo Shōjo Comic, dalla Shogun, da maggio 92 a luglio 96, ed è formato da 18 Tankōbon. In Italia è stato pubblicato dalla Planet Manga, sulla testata collana Planet, dal marzo 2001 all'agosto 2004, in 36 volumi. Ogni volume italiano corrisponde a mezzo volume originale, questa cosa che fa, ad esempio, la Planet fa spesso, con lettura ribaltata rispetto all'originale. Ah, quindi anche ribaltata, non sapevo questa cosa. Quindi ha fatto a spezzare la metà i volumi, quindi questa cosa che spesso si faceva, insomma, purtroppo non fanno quasi più, credo che non facciano più, che pubblicano direttamente i Tankōbon come sono originali giapponesi, quindi l'umore è quello, pubblicano sia in Giappone che in Italia, lo stesso numero, invece un po' anni fa ancora c'era sta moda di fare, di dividere a metà, per far spendere più la gente, no? Per tirare più a lungo, per far vendere più. E in più c'era questa cosa che ho detto altre volte, sa, che ribaltavano la lettura, no? La lettura da giapponese a occidentale, quindi da destra a sinistra, quindi hanno ribaltato. Dopo non so se è stata rifatta una nuova edizione, ma non credo, perché la Planet intanto fa edizione nuova. L'anime, diciamo un attimo cosa dice l'anime, la Pierrot ha tratto una serie TV dal manga per la regia di Hajime Kamegari, trasmessa da Tokyo TV, da TV Tokyo, dal 6 aprile 1995 al 28 marzo 1996. Per un totale di 52 episodi. La serie televisiva è ancora inedita in Italia. In Italia non è uscita mai. La sigla di testa è Hitoshi Ito no Tamiri, cantata da Akemi Sato, mentre la sigla di coda è Tokimeki no Tokasen di Yukari Kondo, sostituita nell'episodio 13 della canzone Uta, sempre la canzone del vento, infatti, la canzone del vento, di Chika Sakamoto, doppiatrice del personaggio di Noriko, e da quella di testa dell'ultimo. Quindi alcuni italiani non è mai uscito, non sapevo, dopo c'era 6 UAP, pensavo che fosse uscito anche in Italia, cioè sapevo che c'era l'anime, però non sapevo che in Italia non era uscito, ma non lo sapevo questa cosa, invece Yashin Uchese, cioè magari l'anime è uscito anche in Italia, quindi ho fatto parlare un po' di più, perché questa è l'opera principale, la sua prima opera più famosa che ha fatto, che poi ha fatto anche dei spin-off, vedremo, andiamo avanti. Ah, qui ingrandisco un po' che sennò si vede poco. Allora, questo è. Un attimo che apro la scheda. Dov'è? Adobe. Eccolo qua. Ah, questo è. Zoki Shushinku. Su. Shu. Un attimo. Zoku. Un attimo. Zoku. Shinshuki. Miman Okotowari. Caso studio Shogokan è un shoujo manga questo. Commedia scolastica sentimentale Slice of Life del 1993, tre volumi, e questo è inedito, questo non è mai uscito. Allora, segue indietro di Shinshuki Miman o Okotowari,
Come segue? Quando è stato qui? Infatti Zoku era lui a seguito. Manato e Asuka vivono felicemente la loro vita di storia d'amore, ma purtroppo le cose non sempre vanno via di modi, questa è la trama. Un attimo. Abbiamo visto? Ah sì, abbiamo visto prima Marco Zoku. Sì. Infatti è seguito quello prima. L'avevo visto prima, sì, non mi ricordo, diciamo, cioè, ma io proprio mi scordo le cose subito. Quindi è seguito quello che abbiamo visto prima. Allora, purtroppo, come detto, sono quasi tutti inediti. Quelli pubblicati in Italia mi sa che sono pochi, sarebbe due sicuri proprio. Mi sembra. Ma anche i spin-off di Fushigi Yugi mi sa che sono stati pubblicati anche quelli. Questo è purtroppo oggi vediamo un'attrice che ve l'ho fatta vedere, ve lo voglio far conoscere appunto perché è famosa per quelle due opere di Fushigi Yugi e Ayashi no Chase, però insomma ha poche opere pubblicate in Italia. Allora questo è Epotoransu Mai, casa editrice sempre Shogakukan, perché è sempre quella casa editrice che pubblica tutte le sue opere. È un shoujo fantasy sentimentale del 2015 del 1995, due volumi. Anche questo è inedito, vedete questa copertina originale. Allora, trama, io un po' così dice che la trama c'è. Mai Urashi è una ragazza come Dante che fa di tutto per stare accanto a Inoki Nimura, il ragazzo di cui è innamorata. Oltre ad essere un grande fan di Sailor Moon, essendo la stella del club di calcio, Inoki è anche molto popolare. Grande fan di Sailor Moon. Ah, lui è fan di Sailor Moon. Grande fan di Sailor Moon, essendo la stella di calcio, è popolare. Il giorno del suo 16° compleanno, Mai riceve in regalo un'agenda elettronica per ragazze che può fare varie cose, come ad esempio puoi dire la foto in amore, quei giochetti facendo sì che si trova. Una notte, Mai digita accidentalmente la parola Epotorans, e un ragazzo di nome Takuma, insomma, dipende dall'accento. Viene fuori dall'agenda, donando a Mai dei poteri. Cosa accadrà? Epotoranz, che vuoi vedere? Adesso non mi ricordo. Un attimo, controllo. Dai. Vediamo un po'. Andiamo avanti. Anche questo è inedito, purtroppo oggi quasi tutti inediti. Ho preso una voce che purtroppo in Italia è poco. Però, insomma, c'è quelle due opere di famosi, insomma, adesso quando arriviamo a Yashin Uchesso, quando poi più che quella che ho detto. Allora, questo è Vinted XB. Vinted XB. Shogakukan, sempre casa editrice. È un shoujo, il drammatico fantasy horror, mistero psicologico racconta scolastico sentimentale soprannaturale, c'è poi tutto. Del 1995, un volume solo 4 capitoli, è inedito in Italia. Racconta di quattro storie brevi di Watase. Il primo racconto, quello da cui prende il nome il volume, ci viene raccontata la storia di Misono, una ragazza innamorata di Tono, un suo professore. Una leggenda dice che se baci l'uomo che ami, con una mentita in bocca, anche con vinta mentita, diventerai una cosa sola con lui. Misono cerca quindi di rubare le labbra dell'amato, ma finisce ovviamente per baciare Shindo, un compagno di classe. La leggenda funziona in modo fin troppo letterale e lo spirito di Misono diventa un tutt'uno con lo spirito, con il corpo di Shindo. Ah, quindi ecco perché c'è il fantasy e il soprannaturale quello. Ecco, questo si vuole divertente, insomma. Non capisco perché non hanno pubblicato questi volumi brevi, queste storie brevi, insomma. Fushigi Yugi e Yashin Uchesso ha avuto abbastanza successo, quindi dovrebbe pubblicare anche questo, insomma. Per i fans di questa autrice, insomma. Vabbè,
Ecco, finalmente abbiamo Ayashi Uncensi. E questa copertina del primo, La fiaba del cielo. Questa copertina del primo volume. Sono 14 volumi. Adesso apriamo un attimo qua. Apro la scheda, poi magari vedo qualche se la trovo là. Su Wikipedia e su Yahoo. E parlo anche dell'anime. Oh, Ayashi Uncensi. Il titolo Uncensi sarebbe Ayashi, no? Seresu. Che c'è se sarebbe in italiano insomma in lingua occidentale sarebbe Cerere, no? La dea. Allora, caso dice Shogun, lo shoujo, il drammatico sentimentale soprannaturale, 1986, 14 volumi, e questo per fortuna era Panini, pubblicato da Panini Italia, quindi apparentemente l'ha pubblicato un po', infatti in versione originale, insomma, con lo stesso numero di volumi, insomma. Tankobon, stesso numero e soprattutto non ha ribaltato, l'ha messo in originale. Allora, trama è lunghetta qua, infatti tratto da Wikipedia. Comunque, leggiamo qua perché mi sa che spoiler gli racconta tutto. E certe volte, soprattutto il libro, visto recentemente, ho fatto una ricerca anche per il prossimo autore, che devo stare attento a leggere trame su Wikipedia perché te spoiler tutto il libro, se racconta tutto il libro da inizio alla fine, quindi. È meglio leggere queste cose qua, trame brevi, insomma, che racconto l'inizio poi. E poi dopo non so cercare solo, se no, mi immagino solo. Allora, trama. Aya Mikage è una studentessa quindicenne che ha un fratello gemello, Aki, dolce, premuroso e legatissimo alla sorella. La vigilia del loro 16° compleanno, Aya, nel tentativo di recuperare una borsa rubata da uno scippatore, cade in una balaustra, ma anziché cadere dal suolo, si trova a levitare dolcemente e a posare i suoi piedi a terra. Completamente illesa, anche se proprio in mezzo alla strada, a salvare da una macchina in corsa è un misterioso e affascinante ragazzo che dopo scompare di nulla. La leggenda dice che in un passato imprecisato, un pescatore sottrasse a un tennio, cioè abitante del cielo, sempre una dea, di nome Ceres, Lagoromo, anzi, scusate, Lagoromo, la veste che le permetteva di volare. Non so se avete visto mai i disegni, si trovano i disegni. Sembra di iconografia di divinità giapponesi, si vede questi, sarebbe tipo un scialle, sarebbe un scialle leggero, fatto di stoffa molto leggera, molto, ecco, sì, una specie di scialle che lo tengono sulle braccia così, funge un po' da, insomma, serve per volare. È fatto, insomma, di pizzo, di tulle, insomma, di molto leggero. La veste che permette di volare, mentre questa faceva il bagno, gli ha rubato. Non potendo più tornare in cielo, Ceres fu costretta a rimanere sulla terra e a sposare l'uomo, avendo da lui un figlio. Questa è su tra parentesi, lo dico, non c'è scritto però. Sono leggende molto spesso, si trovano molto spesso nelle leggende, proprio queste giapponesi, queste divinità o anche enti, anche persone, esseri soprannaturali che vengono ingannati dall'uomo e restano, oppure si innamorano dell'uomo e restano sulla terra, si sposano con l'uomo, hanno figli, insomma, cioè, insomma, varie leggende, in questi casi. Allora, continuiamo a leggere. Dopo alcuni anni, però, l'Ateneo scoprì il luogo dove era nascosto il Lagoromo, grazie ai parole di una canzone cantata dal figlio, e riuscì a recuperare la veste rubata, tornando in cielo e abbandonando la sua famiglia. Aya e Suzumi sono dei discendenti di quell'Ateneo. E hanno perciò la facoltà speciale dovuta all'eredità che portano nel sangue. Suzumi ha forti capacità psichiche e di telecinesi, ma è Aya ad avere ereditato il potere più potente e devastante, tramandata da Wikipedia. Nel 1998 il manga ha vinto il Shogakukan Manga World nella categoria Shoujo. Infatti, come manga è molto bello, mi piaceva molto. E, come ho detto io, il Shoujo non è che leggo molti, però questo mi piaceva molto. Adesso vediamo un attimo cosa dice sulla pagina di Wikipedia direttamente, perché c'è qualcosa in più. E parlo anche dell'anime. Ayashi non se, se la misteriosa Ceres. È un shoujo manga di Yuwatase, è stato pubblicato da casa editrice Shogakukan dal 96. In Italia è stato pubblicato da Prepress, da Prepress, come nel 2003, 2003 successivamente ristampato dalla stessa casa editrice e da Panini Comics, di nuovo edizione da Panini Comics, infatti ciò. Da manga del 2001 è stata tratta una serie televisiva anime composta da 24 episodi e
trasmessa da Wow Wow dal 20 aprile al 28 settembre del 2000. In Italia è stata pubblicata in DVD da Init fra il 6 luglio e il 23 novembre 2005, trasmessa da Kultur dal 5 maggio 2009. Però poi stata pubblicata anche da... è fatto quando dice dopo, lo dico dopo. 2009 è pubblicata per la versione streaming su internet senza limiti di tempo dichiarati a marzo 2013 sul sito Popcorn TV e successivamente sul sito Vid, adesso quindi insomma come si legge, Vid, la serie viene trasmessa per la prima volta in chiaro da Kaboom, infatti il 1 gennaio 2014, quando c'era Kaboom, infatti l'ho visto io, l'ho visto su Kaboom, quando c'era Kaboom, che adoravo poco, se... adesso sembra ritornato fuori però come una parte di non proprio un vero canale, insomma, trasmette su vari canali locali e trasmette mezzo giornale, insomma, e trasmette un po' i cartoni animati, però non sono su tutti i canali, bisogna trovare un regione, c'è un canale diverso, insomma. Però è un canale buono, insomma, Kaboom, faceva vedere alcuni anime abbastanza belli, insomma. E c'era questo che era Yashin Uchiha, e io l'ho visto lì, quando è andato nel 2014. Sono stati pubblicati 6 libri basati sulla serie, scritti da Megumi Nishizaki, quindi libri tratti dalla serie. Ah, quindi avevo detto 24 episodi. Allora, qua si c'è tutta la trama, i personaggi, il doppiaggio, episodi. Insomma, la scheda è abbastanza fatta bene, la scheda qui su Wikipedia. Ah, allora, aspetta, adesso me lo segno. Poi ve lo faccio vedere un attimo. Il disegno sto lo faccio vedere se lo trovo. Vediamo un attimo sui disegni. Su dopo alla fine quando vedremo le tavole dell'autrice su Google e vedremo anche se riesco a trovare, faccio vedere un po' l'iconografia un po' di queste divinità giapponesi. Allora, come Hayashi, adesso lo segno così mi ricordo, chess, come la birra, chess. Infatti c'è Ceres, che è la divinità, è subito chiamata Ceres, però sarebbe un'altra divinità. Perché Ceres è la cera, la divinità nostra del grano, è la divinità del grano. Allora, abbiamo detto che lago uomo, no? Adesso lo segno, dopo vediamo. Comunque, come dicevo, a me il manga è piaciuto molto e anche l'anime è abbastanza bello, insomma. Lo consiglio perché sia il manga che l'anime, lo consiglio assolutamente. Molto bello. Momenti drammatici, insomma, poi c'è un po' di fantasy, un po' di fantascienza, insomma, è interessante, è bello. Dopo cerchiamo. Ora andiamo avanti. Non ho chiuso, ma poi questo. Ecco, purtroppo ritorniamo alle opere inedite in Italia, perché mi sa che inedite in Italia c'è pochissimo, cioè Fushigi Yugi, Hayashi Uchiha, e poi non so se c'è qualche altro manga. Allora, questo è... E infatti qualche altro c'è, c'è qualcuno. Allora, questo è... Musubiya Nanako. Niente, mi si è aperto una cosa. Allora, Musubiya Nanako, casa editrice Shokugan, sempre. Shoujo manga, convegno, drammatico, sentimentale e soprattutto 1997, un volume inedito in Italia. Vediamo un po' la trama che c'è. Ah, un volume che contiene 4 storie brevi, anche queste sempre. Ha fatto molte storie brevi, sa. Yumatase ha fatto molte storie brevi. Nella prima, dal titolo Musubiya Nanako, facciamo la conoscenza di Nanako, una ragazza che, come la amata, in grado di vedere il filo rosso che unisce le persone innamorate. Cioè, questo mito del filo rosso del destino, non lo so, sentito molto bene. In Giappone so fissare questo filo rosso del destino, il Fibushi, che si vede in vari manga, in vari anime, in varie storie. Il lavoro di Nanako consiste nel unire persone legate dal loro filo rosso, ma esisterà anche una persona a cui lei stessa è legata da tale filo. E questa è la trama. Insomma, è un, abbiamo detto che è un volume solo, quindi è un'opera breve. Che poi sono racconti, quindi è molto breve questa. Ok. Avanti. Aici studi, allora, segnato qua. Ah,
Anzi, ho visto domani. Ho visto studi. Stadi, studi, insomma. Dei su stadi sarebbe. Studio dei su sarebbe. Ho visto. Shoakukan, cantatrice, è un shoujo commedia sentimentale, Slice of Life del 97, un volume anche questo, inedito. Ha una trama. Rinko Itsuki è una liceale che ama studiare. Tramite un piccolo inganno, sua madre la costringe a fare da tutor a Tsurugi Budo. Infatti è un ragazzo per il quale ha una cotta. Budo è il classico tipo ribelle e all'inizio Rinko ne è spaventata. Adesso si chiama Rinko, sapete che Rinko vuol dire mela, no? Rinko è la mela in giapponese. Ne è spaventata, ma un giorno lo segue per capire il motivo per il quale salta spesso le lezioni e scopre che il ragazzo lavora part-time in un bar. Da quel momento inizia a conoscere il vero Budo. Insomma, anche queste sono storielle interessanti, insomma, divertenti, sentimentali, insomma. Sono shoujo, quindi, insomma. Oh, sono carine, insomma, da leggere. Allora, un attimo. Un attimo, sto guardando una cosa. Niente, sto vedendo una cosa. Andiamo avanti. Allora, questa è ovviamente un'altra roba edita anche qui da noi. C'è una volta in Giappone. Un attimo, apro la scheda. Allora, c'è una volta in Giappone. Titolo originale appare Jupangu, Jipangu, Jipangu, sapete il nome che è stato dato praticamente dal Giappone, dai occidentali quando c'è stato Marco Polo quando è andato in Giappone, cioè il Katai che era la Cina e Jipangu che era il Giappone. Da lì viene Giappone in italiano, anche in inglese Giappone. Che fa, perché in giapponese c'è Nippon, in qua giapponese, quindi non c'entra niente con. C'è questa pronuncia, questo nome strano che è stato dato dagli occidentali, quindi Jipangu, che poi è diventato Giappone italiano e Giappone inglese. No, l'originale sarebbe Nippon. Allora, casa editrice Shogakukan, è un shoujo avventurazione con medio fantastico sentimentale storico. Da 98 al 2003, tre volumi. Da un pubblicato la Star Comics. Questo già tre volumi sarebbe un'opera interessante per chi vuole avvicinarsi a Yuvatase senza andare subito a leggere quelle altre due opere più grandi che sono appunto Yashin Uchese e Fushigi Yugi. Poi questo è anche bello perché parla appunto del Giappone medievale, quindi allora, epoca Edo, 1600-1868. La protagonista di questa storia è l'energica e mascolina quindicenne Yusura. È una mitigatrice di tristezza, ossia costringe i criminali a prendere coscienza delle loro colpe, facendo in modo che condividano la sofferenza che hanno inflitto alle loro vittime. Yusura ci riesce grazie a Kongomaru, un bastone dai poteri misteriosi, in grado di captare la tristezza e di ritorcerla contro chi l'ha prodotta. Kongomaru, se esistesse una cosa veramente così, non ci sarebbe più la guerra, non ci sarebbe più niente. Kongomaru è anche l'unico elemento che possa aiutare Yusura a far luce sulla sua nascita, dal momento che la giovane è una profatella accolta dal farmacista del paese, Samon. Tutto comincia quando la strada di Yusura si incrocia con quella di un giovane fuga, Samon. Costui è miope e, privo degli occhiali, non riesce neanche a colpire i uomini che lo inseguono. Yusura, vedendo che tanti si accaniscono contro uno solo, interviene a favore di Samon, il quale, ferito nello scontro, è condotto nella casa di Yusura. E poi, puntini, puntini, guardate. Shoujo Manga Hotline, sembra la fonte di questa trama. I tre volumi, ne ha dato ambientato in epoca Edo, insomma, interessante. A me piace quelle cose di ambientazione storica. E questo lo consiglio perché tre volumi, insomma, sono tanti. Ah, questo troviamo un'altra opera inedita. Vedi i disegni, insomma, sono abbastanza gradevoli i disegni, no? I personaggi, abbastanza realistici, insomma.
Allora, questo è i Madoki. Ah, questo, anche questo è stato pubblicato in Italia, sì. I Madoki, infatti questa copertina è italiana. Casestrini Shogakukan, Shoujo, sempre con meglio scolastico sentimentale del 2000, 5 volumi, l'avevo pubblicato da Play Press. Non sentivo mai questa casa editrice. Play Press. Allora, trama. Tanpopo, allegra un po' scemotta, si trasferisce a Tokyo per vivere da sola e frequentare l'esclusivo liceo Meiyo, scuola dove militano i figli di papà più snob dell'intero Giappone. Naturalmente lei, che è ingenua e di bassa estrazione sociale, si trova come un pesce fuor d'acqua in quella scuola, ma il suo inguaribile entusiasmo non la fa demordere. Riuscirà a farsi degli amici come dal suo desiderio oppure finirà soffocata da questa nuova realtà? Ma qui, insomma, non è mai come trama, come dice, uno dice un shoujo, poi insomma alla fine uno pensa che i shoujo magari sono divertenti, così poi insomma se uno guarda sotto trama, insomma c'è una, se guarda più in profondità c'è anche un po' e insomma di, come dire, l'analisi sociale, insomma, una, che non è proprio un'estrazione sociale alta che entra in un collegio dove ci sono le persone più altolocate, insomma, c'è questo scontro anche di estrazione, di persone in estrazione sociale diverse, insomma, può sembrare una cosa divertente, il shoujo manga, così, però, insomma, si racconta anche cose un po' più profonde, insomma, in chiave comica, in chiave divertente, però, insomma, forse per quello dico che i manga non sono sempre solo delle storielle, sono così per divertirsi, ma uno può trovarci anche qualcosa di più profondo, vedo. Basta cercare, bene, insomma. Dopo ci sono anche proprio opere proprio divertenti, più comiche, però insomma c'è sempre un po'. Autori bravi riescono a fare, dopo ci sono autori che pensano solo a far divertire, ma ci sono autori bravi che riescono a far divertire e anche a far pensare le opere. E qui non sono tanti, sono cercati, che non si trovano spesso. Allora, questo dov'è? Ah. Un po'. Ah, questo è Shishunki Mimana Okotowari Kansetsu Hen, questo è un altro di quella serie, terza serie. Infatti è il final act, quindi è il finale. Shogakukan, casa editrice sempre Shogakukan, Shoujo, è musica scolastica sentimentale, 2000 un volume, vediamo che edito. Dice sequel di Zoku Shishunki Mimana Okotowari. Si tratta di un volume unico che raccoglie tre storie autoconclusive, la prima dei quali è il capitolo finale delle avventure di Asuka e Manato. Il ragazzo rientra dall'America con una novità non proprio allettante. Questa infatti potrebbe essere l'ultima volta che torna in Giappone. Sa cosa mi fa un po' venire in mente Orange World, cioè Madoka che partiva per l'America e poi Kyosuke e ha disperato che lei si andava in America, insomma, un po' sciogge un po', si contaminano la vicenda, no? Le storie. No? Allora, questa invece è pubblicata in Italia, un'altra roba pubblicata in Italia. Questa casa editrice che non conosco adesso, non so neanche se si trova più a vendere, si trova, perché certe robe magari è difficile da reperire. Allora, questa è, adesso sarebbe l'inglese detto, no? È Alice 19th, no? La radice 19esimo sarebbe titolo originale. Shogakukan, casa editrice Shogakukan, quindi Shoujo, manga, Mao Shoujo, quindi maghetta, genere Mao Shoujo, scolastico sentimentale, quindi ha fatto anche un manga sulle maghette. Del 2001, 7 volumi, abbastanza corposo come manga, meglio, insomma, di media lunghezza. E anche questo è Play Press. Questa poi penso proprio una cosa, insomma, come se esiste più. Un attimo, voglio guardare. Play. Press. Play. Ho scritto male. Press. Ma esiste ancora questa poi press? Edizione per press. Ah, esiste ancora questa. Un attimo, guarda un attimo perché la cassetta ci conosce. Ah, no, chiusa questa. Chiusura 2013, cioè non c'è più Cyber Press. La Play Media Company, precedente conosciuta come Play Press, pubblicata nel 2013 per una decisione della edizione Play Press.
quindi esiste più sempre questo. Un attimo, sto guardando perché non lo conoscevo. Quindi mi sono fatto questo. Ah no, quella è giusta per questo. Nel 2013 la prima media europea trasmissione con la totalità di sua pubblicazione della Play Lifestyle Media. Di fatto la maggioranza che si occupa di questi motori. Oggi per questo si dedica solo al ramo di edicole, per cui pubblica materia per bambini e periodica e linguistica, quindi pubblica più manga. Dice, su queste le vicende dell'editoria d'Italia è molto intricata, no? Ci sono queste case editrici che iniziano, poi cambiano nome, poi scompaiono, insomma. L'editoria è cioè, una storia molto complicata, l'editoria italiana. E quindi non esiste più, non so se si trovano più a vedere questi manga. Magari qualche bancarella è usato, ma si trova. Allora, diciamo sul 7-1-2001. Trama, dice, la tenera Alice si trasforma in una Lotus Master dopo aver salvato un coniglio bianco magico, e quindi Alice coniglio, che si rifà la storia di Alice, del Paese Meraviglia. Ma cosa sono i Lotus? E soprattutto, come fa Alice ad accettare che sua sorella Mayura si è messa insieme a Kyo, il ragazzo che le piaceva sempre e a cui non è mai riuscita a dichiararsi? Nel futuro la attendono battaglie oscure, e Alice dovrà, adesso ecco, l'italiano sarebbe Alice, Alice dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio per salvare se stessa, sua sorella e il ragazzo che ama. Trama tratta dal sito editore italiano per questo. Quindi è una rivisitazione di Alice nel Paese Meraviglia, che è una delle fonti. Ci sono stati molti manga, si sono ispirati, gli ultimi anni, molti manga ispirati a Alice nel Paese Meraviglia. C'è uno molto bello che ho letto un po' di tempo fa, adesso ne parlerò con Steve volte che quando cominciavo a parlare, mi sono cominciato a parlare un po' di manga fatti, lo dicevo sempre, ma ancora non ho fatto mai, di manga fatti da autori che magari hanno fatto un manga solo, quindi insomma, che prendo, faccio una live, guardo un po' di manga in genere, un mucchio, insomma, un po' di manga che hanno autori singoli, quindi sì, che hanno fatto singole opere, quindi che non posso mettere una live da soli, no? Quindi li metto in uno speciale, magari faccio un po' di questi manga. Magari sono autori nuovi che hanno fatto una cosa solo fino adesso. Allora, questo è Fushiki Yugi Special, infatti questo è stato pubblicato in Italia. Sarà pubblicato anche Fushiki Yugi originale, quindi. Il titolo originale è Fushiki Yugi Genbu Gaiden. Casa editrice originale Shogakukan, Shoujo, avventura, combattimento fantastico, genere breve e sentimentale. Nel 2013, 12 volumi. Pubblicato da Panini Comics in Italia. Allora, la storia si svolge prima dell'avventura di Maika e Tamahome, per esattezza nel 1923, a 15 saputi che è un po' nel 1923, in una città chiamata Morioka, del Giappone settentrionale. Vabbè, sa, Morioka è famosa, insomma, ci sono stati mondiali di sci anni fa, insomma, è una località sciistica famosa in Giappone. Qui vive Takiko, con la madre malata, a cui è costretta a badare, poiché il padre Enosuke, autore e traduttore di libri, è spesso costretto a viaggiare per il suo lavoro. Tornato a casa dopo una lunga assenza, il padre Takiko si butta a capofitto incurante della precaria salute. Si butta a capofitto incurante della precaria salute della moglie sulla traduzione di un volume scritto in cinese, Ero Shijinten Chinsho, il libro dei quattro dei cieli della terra, quindi è proprio il prequiem, proprio l'antefatto, insomma, diciamo in italiano, che ben presto proietterà Takiko in un mondo fantastico ben noto agli utilizzatori Fushigi Yugi, tramutata dal sito editore italiano Panini Comics. Quindi proprio l'antefatto racconta come è stato tradotto questo libro, che poi verrà usato anche nell'opera principale. E mi sono interessato a questa cosa, magari. Se riesco magari me lo recupero come manga, magari la copia, magari delle copie usate, perché senza spendere troppo, magari. Se riesco a trovarlo, sono Fushigi Yugi, perché non l'ho letto mai, quindi, insomma, Yashin Uchenza mi è piaciuto questo. Un'ambientazione un po' strana, po', questo mondo, sapete chi sono gli Isekai, no? Questo branchio di storie, ormai va di moda negli ultimi anni, soprattutto gli anime, di questi personaggi che dal mondo nostro vanno in un mondo alternativo, un mondo soprannaturale, insomma, se usando tantissimo gli anime. Allora, questo è Zettai Kareshi, assolutamente lui. Questo è stato pubblicato in Italia, sempre dalla. No, questa è un'altra casa editrice. No, c'è sempre per il best. Quindi non so se si trova.
Allora, consiste in Shogakukan, Shoujo, commedia drammatica fantascienza, scolastico sentimentale 2003-2004, 6 volumi. Ed hanno pubblicato una prepresse. Adesso chissà se si troverà. Sa ancora se è disponibile, magari, come ho detto, qualche libreria ben fornita, in qualche fumetteria che magari c'ha i ritratti, oppure durante le fiere quasi si trova, l'ho usato, quasi si trova. Trama. Allora, Riko Izawa, la nostra protagonista, è una ragazza delusa da voi. Nonostante si sia dichiarata a diversi coetanei, i suoi sentimenti non sono mai stati ricambiati, o almeno non si è stato fino ad ora. Dopo un mese di picche, infatti, Riko incontra uno strano venditore cosplayer che, per ringraziarla di avergli riportato il cellulare, le suggerisce di visitare il sito della sua vita. Questa azienda, la Kronos Even, si scoprirà essere un po' particolare. Tra le altre cose, produce una serie di bambole fidanzato personalizzabili per incarnare l'ideale di ogni cliente. Apro parentesi, questa cosa esiste davvero. In Giappone fanno davvero queste cose. Fanno delle bambole se uno vuole, se un maschio, un uomo, ma anche se ci sia anche per le donne, credo. Proprio gli uomini ci sono, fanno queste bambole a grandezza naturale e lo fanno queste cose. Poi c'è anche un mercato fiorente anche in Occidente, anche in America, insomma. È uscito anche un film una volta, poco tempo fa. Un film americano che parla di un ragazzo che sa comprare una bambola, la teneva vestita, insomma. Adesso non mi ricordo il titolo, però andiamo avanti con il film, l'ho visto. Chiusa parentesi, riprendiamo la legge. Riko, spinta dalla curiosità e da una speciale promozione di 3 giorni, quasi senza accorgersi, se ne fa inviare un esemplare in prova. Si vedrà così recapitato a casa un pacco contenente un stupendo ragazzo completamente nudo. Un robot, sì, ma perfetto in ogni dettaglio, incredibilmente più affascinante di qualsiasi essere umano, pronto ad amarla e a dare l'affetto necessario, e non solo, al modico prezzo di 100 milioni di yen. Poi ne ho accusato. Aspetta, quant'è? Aspetta, il po' rapido calcolo che a mente, o meglio, allora, 100, 3, 6, diviso, quante sono? Beh, non è tanto, 700, ma tanto 760 mila euro, beh, poco. Vabbè, sono meta, mi sembra poco invece. Dall'esso di Watanabe, una commedia romantica con un tocco di sana malizia. Allora, divertente, questa cosa. Che fra poco ci sarà, adesso ci sono solo le bambole, ma fra poco, ragazzi, fra qualche anno ci saranno. Già si è visto in qualche film di fantascienza, sì, robot fatti appunto per. I soliti film si trovano fatti solo per il sesso, però insomma, dei robot, ci sono stati anche dei racconti di storie di film, insomma, in cui vengono fatti in futuro dei robot per essere partner degli umani, insomma, quindi, e questa è fantascienza, ma per pochi anni, fa un po' ci salire sta cosa. E poi la gente, oggigiorno è molto sola, molto, cioè, problemi di area sociale, quindi c'è molti che non riesco a trovare un compagno, quindi è che sarà un mercato che si espanderà. Allora, questa è un'altra opera, anche questa pubblicata in Italia. Allora, questo è, adesso mi trovo la scheda, dov'è, ecco qua. Questo è Sakura Gai, all'ombra del ciliegio. Sapete che Sakura vuol dire ciliegio? Casa editrice Shogakukan, sempre di Watase, storia e disegno, pubblico adulto Josei, questo è il primo punto che dicevo prima, Josei, quindi è un shoujo per giovani adulte. Drammatico mistero psicologico soprannaturale storico, è 2007-2010, 3 volumi, pubblicato anche da Panini, Star Comics, Planet Manga, scusate, Panini, Planet Manga. Fate questa copertina originale. Copertina originale italiana, insomma, copertina italiana. Trama, ad esempio, il desiderio può indossare le vesti candide, luminose e gentili d'amore, oppure può avere un lato oscuro, fatto di ossessione, costrizione e sottomissione. La storia di un rapporto che nasce e si consuma all'ombra di un ciliegio, di come due anime possono toccarsi e cambiare per sempre al di là del sesso, dei rimorsi, del rimpianto, del passato e del futuro. Narrata con mirabile maestria attraverso tavole cariche di emozioni che spesso dicono senza bisogno di parole, attraverso sguardi. Volti e gesti,
Ogni volume è arricchito da approfondite postfazioni dell'autrice Yuval Tazo che parlano del dietro le quinte dell'opera. Interessante, sapete? Trama dell'editore italiano Panini Comics. Mi dice anche la postfazione dell'autrice, quindi sono interessanti quando fanno quelle cose. Adesso ultimamente fanno spesso, sono autori che fanno queste postfazioni appunto dell'opera, che spiegano come hanno scritto le opere, come si sono formati, come hanno fatto ricerche per fare l'opera che hanno fatto, insomma. Capita spesso queste cose. Oppure fanno anche solo quei sketchetti, magari disegni umoristici. Comunque a me piacciono le cose che fanno quando metto quelle pagine in più che metto gli autori, oltre all'opera in sé. Allora, ecco qua un'altra opera matrimoniale, scusa. Ovviamente ci sono opere pubblicate anche in Italia, dopo tante opere inedite. Allora, queste perché sono le più recenti. Dopo il successo appunto di Fushigi Yuki e Hajime Ichihase, hanno cominciato a pubblicare anche quelli più recenti. Allora, questa è la leggenda di Hanata. Allora, titolo originale è Hanata Kangatari. Anche questo mi pare Sabato d'anime, perché è un testo di sottotitolo, un testo di spesso. Shogakukan, casa editrice, Shonen, questo è Shonen, ecco, vediamo che ha fatto un Shonen, quindi un più un se, è un Un shoujo, ma un shonen, quindi per ragazzi. Avventura, azione, fantasy, sentimentale, soprannaturale. Del 2008, 24 volumi sospesi, infatti come dicevo prima, la biografia, ho letto la biografia. Come ho letto nella biografia, appunto, c'è avuto tutti i problemi, l'autrice, quindi però ha sospeso la pubblicazione. Da noi è pubblicato da Star Comics. Da Panini Comics, mi confondo. Panini Comics, quindi Planet Manga. Panini Comics. Trama ambientato a metà tra un mondo mitologico e Giappone moderno, il manga racconta le vicende di due ragazzi, entrambi di nome Hanata, che per una serie di misteriosi motivi si ritrovano a vivere l'uno al posto dell'altro. Pur scambiatisi di posto, i due Hanata hanno sempre le stesse sembianze agli occhi degli altri. Accusato ingiustamente di omicidio, l'Hanata del mondo fantastico si ritrova nel Giappone moderno, assolutamente impreparato ad affrontare il primo anno di liceo. Accanto suo, la Hanata di oggi finisce in una realtà fantastica dove divinità ed esseri umani coesistono. Beh, questa è bella. Purtroppo c'è questa cosa che è sospeso, quindi questa cosa sospesa è un po' da prendere con le molle, quindi se uno vuole cominciare a leggere, però non saprà mai se verrà mai finito. L'altra opera famosa che purtroppo è sospesa come Nana, purtroppo è sospesa, è un'opera bellissima, purtroppo. Però l'autrice ancora non accenna a finirla. Speriamo che prima o poi la finirà. Allora, no, questo è inedito. Ovviamente la copertina grande. Sono riuscito a trovare una copertina grande. Allora, questo è. Abbiamo quasi finito. Quindi le opere di Yuwatase. Allora, qui su è Kiri Samurai. Copertina molto bella, mi piace quella copertina. Molto interessante. È di blu, è il personaggio maschile in blu e il personaggio femminile in rosa, quindi. Kiri Samurai, casa editrice Shogakukan, è un josei, questo è un josei, quindi per giovani adulte. Commedia fantascienza sentimentale dal 2016 2017, un volume solo. È da lui inedito. Cioè, questi volumi sono qui, so perché non li pubblicano in Italia. Trama. Mukuta Sachiko è una 29enne che veste in stile Lolita per i suoi follower di Twitter. In realtà la carissima IMP, così è conosciuta su internet, senza trucco non è poi così carina. Un giorno sua madre le regala un vecchio abito e durante un live stream un samurai appare davanti ai suoi occhi. Allora, in realtà è questa cosa. Poi vede molto attuale come tematica, no? La cosa di Lolita si usa molto in Giappone come stile di vestirsi, no? Sono molte ragazze che lo usano. Poi c'è anche il Gothic Lolita, io preferisco il Gothic Lolita. Però anche il Lolita, insomma, non è male come stile. E mi piace in generale il Gothic. E poi c'è questa cosa di Twitter, insomma, di follower, insomma, è molto attuale come cosa. Però perché non la pubblico anche in Italia, insomma, questo sono sicuro che un manga che, anche se un volume solo, venderebbe. Allora, andiamo avanti. Ok, questo dovrebbe essere l'ultimo. Altra bella copertina. Allora,
Questo è l'ultimo. Fushigi Yugi Byaku Senki. Quindi riprende Fushigi Yugi. Sempre Shogakukan, casa editrice. Non c'è neanche questo. Avventura, azione, commedia, drammatico, fantasy, mistero, sparatoria, storico. C'è poi tutto. 2017, un volume in corso. Aveva sfatto un volume, però ancora non è andato avanti. Editato o inedito, quindi non c'è ancora in Italia. Ancora non stava pubblicato. Trama. Quando Takao Ozuki riceve la Shinji Tenchi Shō, il libro dell'universo dei quattro dei, da Inosuke Okuda, il suo mentore, fa di tutto per tenere nascosto alla giovane figlia Suzuru. Ma quando la tragedia si abbatte su Tokyo, sarà ancora in grado di proteggere dal suo destino. Inizia così la storia della sacerdotessa di Byakko. Byakko sarebbe uno degli altri figure mitologiche, no? Perché abbiamo visto che c'era il drago, poi c'era la Fenice, e Byakko sarebbe la tigre bianca, ma poi manca solo Bambu, che è la tartaruga. Sono i quattro esseri della mitologia cinese, quindi il drago, la tigre, il dragone e la tartaruga. Drago, tigre, dragone, drago, la fenice, la tigre e la tartaruga, i quattro. Ok, e quindi abbiamo finito? Abbiamo visto tutte le opere di Iwata. Adesso andiamo a vedere un po' i disegni, proprio come disegna, proprio come sono impostati un po' i manga, insomma, le tavole in generale. Allora, vediamo quella cosa che devo vedere. La Goro, vi faccio vedere se riesco a trovare qualcosa. Allora, qua chiudo. Allora, dato che chiudo un po' di cose qua. Allora, bisogna che apro il browser, un attimo che apro qua, e poi faccio vedere. Allora, vediamo un po', un attimo, qui ci metto un po' per acquisire. Dai, apri. Allora, vediamo qua se lo trovo, se lo trovo. Ah, apro. Si deve trovare un po'. Allora, vediamo un po' le immagini se trovo qualcosa. Adesso lo faccio vedere un attimo. No, questo non c'è da niente. Che non va bene. Ah, aspetta un po', vediamo così. Oh, no, che te apri. Un attimo, adesso vediamo. Com'è che... Ah, no, c'è adesso. Vale. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Non si vede niente, non riesco a trovarlo. Vabbè, intanto vi faccio vedere un po' le immagini del manga. Un attimo, adesso vi faccio vedere un po' di immagini del manga, di qualche manga, insomma. Un attimo, qua un po' dentro il browser, ti prova a fare vedere solo l'anime, manda poco. Ah, ma tanto vi faccio vedere questo. Allora, dove sta? Scriviamo dentro. Vai, vediamo un po' se si vede. Aspetta qualche secondo per se si vede. Ah, questo è l'anime, tu fai dell'anime. Questo è l'anime. E i disegni molto belli, insomma. Ma questo è l'anime, insomma. Non è che è disegnato da altre persone, però si ispira sempre al disegno originale dell'autrice. Si vede?
un po', io qua lo vedo. Ecco, sì, ecco. Purtroppo c'è un po' di ritardo. Questa è l'anima. Ayashi no Chess. E i disegni. Molto bello. Adesso proprio vi faccio vedere il manga. Voglio fare del manga. Un attimo, ho tolto il. Un attimo, perché. Mi pare che ho tolto, no? No, perché non voglio che si vede lo schermetto lì. Non dovrebbe esserci. No, non c'è, non c'è, ok. No, perché c'era. Dava fastidio, non si vedeva. Il coso della chat, lo sfondo della chat. Allora, questo è il manga, vediamo un po'. Immagini del manga, qualche tavola, tavola del manga, ecco le tavole, come dicevo i shoujo sono sempre incentrati sui protagonisti, quindi sui personaggi e sfondo quasi così, anche molto sognante, molto insomma, fiori, disegni, vari cose. I shoujo sono la maggior parte tutti così, lo sfondo si da poco, anche se ci sono momenti in cui vengono fatti vedere anche gli esterni, qualcosa, però non tanto. Ah, questo è Yashin Uchess. Qualche altra immagine un po' più per fare vedere un po' più l'impaginazione. Di solito i shoujo c'hanno quest'impaginazione un po' così, non so, proprio le vignette proprio molto separate, so, proprio queste vignette grandi che poi sono pagine intere, con i quadri più piccoli, insomma, proprio lo stile. I shoujo, la maggior parte sono così. Avevo quelli più attuali, più moderni, negli ultimi anni. Vedete, disegni, sta sapere, insomma. Non so, quelle impaginazioni molto, molto precise, molto. Ecco, qua si vede un po' meglio. Due pagine, qua si vede due pagine. Ecco, vedete com'è. Ho impaginato, no? E un po' di vignette, molte, molte vignette grandi ci sono. Adesso vediamo Fushigi Yuri, un attimo. Vediamo Fushigi Yuri. Shiki Yugi, eccolo qua. Shiki Yugi. Allora, vediamo Shiki Yugi. No, le copertine, vediamo un po'. Poi vedete proprio il tavolo che ti apre. Non trovo qui. Vediamo qua. Comunque, i disegni molto belli, insomma. Esatto, l'autrice disegna molto bene per i miei gusti. Disegni fisici segnati abbastanza bene, quindi non sono né troppo, come dire, troppo filiformi, né troppo formosi, insomma, giusto, normale, insomma. Scusate, è questo problema della gola. Purtroppo volevo far vedere qualcosa di lago nuovo, che sarebbe questo velo che tengono, ma scusa se trovo. Adesso fa un po' di ricerca e ci ho fatto se trovo. Allora, vediamo come si può trovare. Ah, no, vediamo un po' qua. Comunque, vedete, i disegni sono molto belli. Quindi, insomma, può interessare questo manga, questa autrice, insomma, i manga ve li ho fatti vedere, quelli che sono disponibili in Italia, quindi ve lo consiglio assolutamente qualche manga di recuperare. Soprattutto Ayashi no Chess, che a me piaceva molto, quindi lo conosco proprio perché l'ho letto, quindi ve lo consiglio proprio con senso di causa, insomma, che l'ho letto, quindi lo conosco, quindi. Invece Fushigi Yugi non lo conosco, quindi non l'ho mai letto. Comunque è bello, vedete qua ci sono anche tavole a colori, qua da voi. Voglio fare proprio in banca, come sono, come ho disegnato in banca. Allora, vediamo qua se riesco a trovare, se vediamo se trovo sotto dignità shintoiste, qualcuno si trova. Dignità shintoiste. Shintoiste. Un po', basta trovare la divinità femminile, qualcosa si trova. Allora, vediamo un po'. Oh, questo c'è il velo, vediamo un po'. Ma questa è la Madrasu. Comunque già questo qua è un velo, però non è proprio quello che dicevo io, in particolare la Goro. Qua. Kami. Sì, ecco, trovato. Ecco, vedete qua? Ecco, questa è la Goro. Questo qua. Questo velo che portano, a parte tutto il velo dei vestiti, ma questo velo qua che portano attaccato intorno alle braccia, questo è l'ago l'uomo, questo qua, adesso c'è uno che si vede meglio,
serve questo velo che fai volare. Qua si vede meglio, anche qua, qua, qua. Questo coso qua lungo, ecco. Questo coso di seta lungo, e questa è la cuova. Aspetta, quella foto, questo video si vede meglio, ecco, qua si vede anche meglio. Un po' piccolo, qua si vede, è tutto questo coso lungo qua, tutto questo velo lungo che porta, questa è la cuova. Che è la mitologia, appunto, la tradizione di iconografia, che si spiega che è mitologia, l'iconografia scintoista, questo velo che portavano le divinità femminili per volare, e lo usano come ali, insomma. Ah, questo qui, quindi abbiamo visto questa attrice, Iwatase, abbiamo visto anche un po' di cultura, lo scorcio poi cultura giapponese, quindi religione giapponese, shintoismo, questo anche bello, questo qua di qui l'ho visto prima, sì, quello che ho visto prima, infatti, quello che ho visto prima. Comunque adesso chiudiamo qua. Allora. Facciamo fine dieta. Allora, siamo arrivati anche oggi alla fine della dieta. Spero che sia stato divertente, ma soprattutto sia stato utile, ma anche interessante, insomma, conoscere questa autrice, magari per chi non la conosceva, quindi autrice manga, quindi shoujo manga, insomma. E anche i shonen, insomma, comunque molto interessanti. Purtroppo sono poche opere pubblicate in Italia, però insomma, le migliori sono state pubblicate, quindi Fushigi Yuga, Yashin Uchense e qualche altra opera, insomma, che sono uscite anche qui in Italia. Quindi la consiglio assolutamente di recuperare qualche sua opera, quindi interessante, molto bella come opera. E che altro? Ricordo che questo qua, l'anime lo ripubblico. L'anime, sì, che tipo, la live, questa live pubblico domani sul canale YouTube. La pubblico sul canale YouTube e trovate tutte lì, quindi però mi raccomando, andate a guardare anche qua sulla pagina, sul canale Twitch, perché più visual ci sono, qua spamma un po', quindi vai su chatbot, non so perché fa così. Questi sono i libri che uso per studiare, questa è la grammatica, questo è il dizionario, e i libri che uso per studiare il giapponese quando faccio lezioni a giovedì. Io quando faccio lezioni a giovedì uso questi libri qua, soprattutto la grammatica, però anche questo, il dizionario. Poi c'è sempre, adesso lo metto per competenza, adesso vediamo che lo faccia, se non posso lo fa. Com'è che è? Allora. Adesso mi ricordo come si scrive. Aspetta che. Ah, questi qua. Ecco qua, questo è di quell'altro. Anche il libro del. Ci mettiamo tutti e tre. Il libro dei kanji, il sale dei kanji. Vediamo qua sopra. Ecco, questi sono i kanji. Quindi trovate. Questi sono i link per andare a acquistarlo su Amazon, quindi se vi interessa. Se seguite le mie lezioni a giovedì che studio in lingua giapponese, posso essere utili, soprattutto la grammatica, ma anche questi qua, dizionario italiano, giapponese, zanichiani, dizionario di kanji, sempre da volare di editore. Quindi ci vediamo giovedì prossimo, chi vuole seguire le lezioni in lingua giapponese, come tanta volta, faremo, iniziamo le forme onorifiche, quindi le forme onorifiche dei verbi, i verbi onorifici. E lo faremo la prima parte. Mi sa che farò in tre parti perché è bello lungo, come onorifiche, tre, forse anche quattro, non so, che tre dovrebbero stare. Tre parti. E poi faremo poi il disegno kanji. Poi, come detto, non sabato ma domenica, perché sabato c'è il Gachi che sia, quindi saltiamo sabato e lo facciamo domenica pomeriggio, che faccio live, che gioco un po', si chiama Sassista, quindi Shinobi, continuiamo Shinobi. Forse lo finisco, adesso vediamo. E poi comincio Shinobi con l'altro. Adesso mi ricordo mai come si chiama. Come si chiama quell'altro? Un attimo, quell'altro Shinobi si chiama. Ce l'ho qua, non lo ricordo. Allora si chiama. No, non è Shinobi, è chiamato. Dov'è? No, ho sbagliato. Allora. Si chiama. Dov'è? Shinobi.
Ciao. Dai, ti guardo sta cosa. Ah, Cyber Shinobi è così, perché è spaziale, cioè, è un robot, non so com'è. Comunque non ci ho giocato mai, quindi. Se riesco a finire Shinobi, poi cominciamo con Cyber Shinobi. Poi martedì prossimo, invece, come ho fatto ultimamente, quindi alternativamente, quindi faccio un martedì, parlo di manga, un martedì parlo di letteratura giapponese. Quindi parleremo di un autore di letteratura giapponese, quindi uno scrittore di lingua giapponese. E non ve lo dico, quindi se volete sapere chi è, aspettate martedì oppure seguite la live di domenica. Domenica ve lo dico e vi parlerò. Anche perché comunque sto preparando delle cose, sto preparando, non so se faccio quello o faccio un altro, adesso vediamo. Devo decidere. Comunque, ve lo dico domenica di chi parlerò. Comunque, un autore giapponese abbastanza famoso, quindi fino ad ora ho parlato di Banana Yoshimoto di Haruki Murakami, martedì scorso, e questo è un altro autore molto famoso della letteratura giapponese. Conosciuto anche da lui in Occidente, quindi naturalmente. Molte opere da leggere, da vedere, se vediamo che quelle live di me erano molto lunghe, perché a leggere tutti, a leggere tutte le trame, cioè un po', insomma, senza spoilerare, insomma, molte opere, c'è molto da parlare, da dire. E la biografia e tutto, insomma. E niente, allora, un momento spero che questa sia interessante, sia piaciuta, insomma, e facciamo crescere questo canale, quindi. Diventate follower, facciamo crescere anche, portate, insomma, più ce ne sono meglio di follower, quindi, sia qui su Twitch che sul canale YouTube. E allora niente, quindi ci vediamo la prossima volta, quindi un saluto a tutti da Tokubai, che alla prossima!